conosciuto Linda in un bar, sapevo già quello che faceva. E allora sono andato all'incontro e l'ho chiesto di... Vabbè, il resto lo sapete già, insomma. E nel bar era pieno di luci, provenivano da tutte le parti, una cosa indescrivibile. E c'era gente ubriaca, gente che ballava. Noi comunque eravamo calmi, cioè eravamo nella nostra intimità. E devo dire che tra di noi c'è stato un gran feeling. Insomma, dovevi vedere la scena. Arriva a casa il coglione di turno, viene lì da me e mi dice: voglio la roba. Io gli rispondo, ero tranquillissimo, te lo giuro. Va bene, però prima devi pagarmi. Questo qua impazzisce, incomincia a toccarmi, a darmi degli spintoni. Insomma, non ci ho più visto, l'ho dovuto uccidere. Dovresti smetterla di uccidere persone come se fossero mosche. Sì, dovrei? Beh, la gente sa benissimo come funziona. Mi paghi, amici come prima. Non mi paghi? Sai già benissimo quello che ti aspetta. Io domani torno da mia madre. Cosa? C'è stato un imprevisto. Che cazzo vuol dire, Linda? E quanto pensi di star via? Per sempre. E ad Antonio? Non ci pensi a lui? È solo merito suo se hai due soldi in tasca, ricordalo. Sono incinta. Cosa? E il bambino è mio? Non lo so. Cosa pensi di fare adesso? Non lo so. Vuoi tenerlo? Ti ho detto che non lo so. Non pensare che io mi metta a mantenere questo... Lo so già come la pensi, per questo me ne vado. Senti, fai benissimo ad andartene. Però me ne vado prima io. Perché non voglio tenere un bambino che non so nemmeno se sia mio. Sei una puttana. Fai pure. È quello che farò, infatti. Non è possibile. Non sei nemmeno maggiorenne. Perché l'hai fatto? Stupida puttana. Balla Linda, balla come sai. Balla Linda, non fermare. Se fosse qui, in questo momento, la prenderei e la sbatterei contro il muro. Fino a farlo uscire gli occhi dalle orbite. Dopo lo obbligherei a chiedermi scusa, l'abbraccerei e la butterei giù dal balcone. Il sole è stanco a letto, presto se ne va. Non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. Non venire più. Perché? Ho deciso di smettere.
Allora, l'ho conosciuta circa un anno fa, non mi ricordo molto bene, però eravamo all'oratorio. Abbiamo giocato carte e poi abbiamo fatto anche una partita ping pong. Ci siamo scambiati i numeri, però non l'ho mai chiamata. L'unica cosa che mi ricordo è che aveva i capelli neri, molto scuri, eccezionali. Secondo me ce l'ho più gonfia io di te. Mi sento qualcosa che spinge da dentro, ti giuro. Sì, ma non si vede che sei incinta, cioè sei sicura? Ho fatto il test. E il bambino di chi è? Per Boh, di Marco, di Giulio, di Fabio. Ma lo sai quanta gente... me dovresti toglierti questo piercing, appena sarai gonfia come una balena ti si spaccherà di sicuro. Secondo te dovrei tenerlo il bambino? Boh, non so, io avrei paura del dolore. E poi c'è, come farei a stargli dietro? Ma poi quel coso ti deforma la pancia. Come potrei chiamarlo? Io lo chiamerei Jason se è maschio e Katie se è femmina. No, a me piace Flavio se è maschio e Ginevra se è femmina. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Mi sento come una di quelle macchine telecomandate, hai capito? Le hai appena comprate, non sai come usarle, vanno a sbattere da tutte le parti e poi magari si rompono. Ma che cazzo vuol dire? Vuol dire che non mi conosco ancora, non so chi sono, cosa voglio. Per questo vado da mia madre, voglio cambiare aria. Perché? Boh, secondo me andare da tua madre è la scelta peggiore. Non è appena uscita da una clinica? Beh, sì, però... Ma non potresti andare in un posto più stravagante, tipo Ibiza, le Canarie o Londra? No, voglio tornare alla normalità, in quei posti ritornerei a fare quello che facevo prima. Guarda che ciò che tu fai in sé è una missione di pace, regalare piacere agli altri è puro altruismo. Boh, per me sono solo una troia. Linda? Un'amica, sì, una grande amica, con cui ho passato dei bei momenti, decisamente belli. Io non credo di essere ciò che gli altri vedono. Per alcuni sono l'amore della vita, per altri solo un oggetto con cui sfogarsi. Io pensavo che il sesso, addirittura farsi pagare per farlo, fosse il lavoro più bello del mondo. Beh, forse non è il più brutto, ma mi sbagliavo. A 17 anni, sì, ho sbagliato. La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per sapere se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ah,
astrale, grigie come il fumo, grigie come il fumo.